Con piacere che accogliamo un ospite del festival ormai storico e a, a cui siamo molto affezionati, e così come probabilmente molti dei partecipanti di questo evento sono affezionati a Massimo Lumini, che è un architetto, un esperto di design e soprattutto esperto con un occhio particolare alla natura, con uno sguardo molto attento alla natura. E Massimo è un docente delle scuole superiori, del liceo, e come appunto stava dicendo prima, e, e, ed è una persona eh, particolarmente entusiasta e, ripeto, osserva, osservatore della, del, della natura, tanto che eh, riesce in qualche modo a conciliare la sua attività eh, di docenza e eh, il suo desiderio di mettere poi in pratica delle vere e proprie fabbriche, così come lo sfondo diciamo, che ha in qualche modo deciso di, di presentare, e infatti è l'ideatore di fab lab, di progetti, eh, in cui sviluppa eh, diciamo, alcuni prototipi, sviluppa, mette in atto alcune idee che prendono ispirazione dalla natura. Quindi questo concetto di biomimetica, forse Massimo ce ne parlerà, non, non anticipo nulla, però ecco, eh, è con, eh, con grande piacere che ti do la parola, Massimo, e, 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 e abbiamo, i partecipanti continuano ad aumentare, ma io penso che tu possa tranquillamente dare inizio a questa mattinata e questo viaggio in quelle che sono le tecnologie naturali, e poi, come l'uomo, in qualche modo si adatta un po' a cercare di cogliere queste idee. Che ci vengono fornite naturalmente e che poi, ma, e come magari, può, mh, puoi metterle in pratica in alcuni dispositivi, magari anche utili. e Quindi, grazie, Massimo, è sempre un piacere averti tra noi e ti do la parola. Eh, grazie mille, Sara. Anche per me è un piacere enorme ritrovarmi in questo appuntamento e ringrazio approfitto insomma come piccolo rito ringrazio soprattutto eh, l'organizzazione di Davide di Emanuele di tutta eh, il gruppo di Science School eh, che ha rinnovato diciamo la, la richiesta di partecipare per me è sempre veramente un piacere e quindi io direi di partire subito visto che um, Abbiamo un, diciamo, un impegno abbastanza sostenuto per cui cercheremo anche di spezzare ogni tanto il ritmo perché eh, sono due ore, eh, sostenere due ore di, di, di videoconferenza non è semplicissimo, però insomma, cercherò di allietarvi anche con qualche notizia simpatica interessante. e interessante. Allora, io ho scelto il tema di quest'anno in analogia anche eh, con il... Con il tema generale che è stato scelto dal Festival Scienza, direi che l'edizione odierna del Festival Scienza ci invita sicuramente a un momento di riflessione, ehm, a distogliere un po', per un attimo, lo sguardo dalla nostra dimensione problematica eh, di esseri umani, particolarmente concentrati in, quest in questi istanti, in questi mesi. Purtroppo, a risolvere questi gravissimi problemi che sta creando eh, questa pesantissima pandemia. Ovviamente lo scenario della pandemia non può, non può non entrare in questo nostro dialogo perché è comunque un contesto talmente importante, talmente globale, che forse per la prima volta negli ultimi eh, secoli diciamo, di civiltà umana l'umanità si trova a contrastare un, unica, un unico fronte diciamo, che li collega, purtroppo in, apparentemente in negativo, ma potrebbe anche essere che da questa guerra, come è stata chiamata in, in più occasioni, possano nascere delle idee, possano nascere delle soluzioni. E, diciamo che questa pandemia eh, ci colpisce nel cuore di una grandissima accelerazione che noi abbiamo definito un'accelerazione tecno-scientifica che è stata definita antropocene. E, proprio in sintonia con le ere, grandi ere geologiche, eh, l'antropocene è considerata appunto l'era eh, dell'uomo e ci ha tolto un po' il fiato, insomma, eh, noi eravamo persi nella nostra corsa anche un po' folle e strenua, una corsa a ostacoli che vedeva le nazioni anche in guerra eh, virtualmente o fisicamente per le finanze e le economie, diretta verso un futuro che per certi aspetti ha dei confini molto incerti e certamente anche problematici, come io ho potuto eh, leggere diciamo, nelle conferenze che mi hanno preceduto, in particolare le affascinantissime conferenze eh, sulle situazioni estreme della nostra Terra, il nord e il sud. Quindi dicevo, eh, partirei sicuramente anche dall'immagine che è stata scelta eh, dal Festival Scienza, eh, che ci invita questa immagine a, a soffermarci un attimo. E porci in ascolto, da chi? Ascoltare la voce di una controparte per raccogliere e fare nostre le ragioni dell'altro. Notate che questi due ricercatori, questi due giovani ricercatori in camice e guanti, sembrano ascoltare la terra, no? hanno proprio l'orecchio appoggiato e affettuosamente lo abbracciano. E, come dire,. L'invito del festival di quest'anno è proprio l'ascolto dell'altro e l'altro è il pianeta. In realtà noi dovremmo prendere coraggio a due mani, come fanno i nostri ricercatori, eh, e cercare di entrare in maniera empatica per curare i nostri problemi e i problemi del pianeta, che purtroppo molto spesso li stiamo creando noi. Eh, ed è interessante che noi andiamo a propendere verso le ragioni, le sue ragioni, prendiamo le sue parti, eh, come se ci fossimo dimenticati che terra e umanità in realtà sono entità inseparabili, che non condividono che un unico inseparabile destino comune. Come diceva Sara, appunto io mi occupo da tanto, veramente da tanto tempo, eh, l'occasione di scrivere un libro a più mani con 30 ricercatori e architetti in giro per il mondo. Mi ha fatto capire che sono quasi più di 30 anni che in qualche modo mi occupo di bionica e di biomimetica applicata al basic design e al design approach. E lo facevo quando ancora queste, queste scienze, questi approcci erano esoterici, erano materia talmente rara che venivano discussi in pochissimi centri nel mondo. E io ebbi la fortuna a Milano e a Cagliari di conoscere uno dei più importanti al tempo. E, Pionieri di questo tipo di ricerca, che è il professor Carmelo Di Bartolo, eh, al quale mando un saluto affettuosissimo perché lo riconosco come il mio maestro, diciamo, eh, di vita, il mio mentore assoluto che mi ha introdotto tanto, tanto tempo fa a queste incredibili visioni eh, della possibilità che la tecnologia potesse prendere delle ispirazioni assolutamente sostenibili e eh, dalla parte del pianeta proprio andando a osservare le fabbriche invisibili, cioè le officine, gli opifici che nascono nel cuore della materia e che stanno dando moltissime ispirazioni a centinaia di ricercatori, centinaia di centri di ricerca che stanno scrutando la natura con un occhio nuovo non tanto più predatorio per prelevare, rapinare risorse, rapinare materiali, rapinare energie, ma cercare una collaborazione, una collaborazione perché è questo che deve essere il futuro, una nuova alleanza. Io non sono un ricercatore nel senso stretto del termine, non sono inserito in strutture come il CNR o dipartimenti universitari, anche se in qualche modo collaboro, ho collaborato e continuerò a collaborare con situazioni di questo tipo. Però ho costruito negli anni un mio personale lavoro didattico e pedagogico, cercando di introdurre a partire dalla scuola superiore queste istanze metodologiche, che poi ho cercato assolutamente di eh, realizzare in uno spazio che vedete qui, questo è il mio laboratorio, che sono riuscito a costruire in tanti anni di sacrifici, con l'aiuto ovviamente di tantissimi dirigenti che hanno creduto in questo tipo di approccio e tanti studenti che abitano e ospitano eh, questo spazio. Purtroppo il lockdown ci ha negato eh, quasi completamente la possibilità di in questo momento sentirete i tuoni e lampi eh, se è scatenato il temporale che stavamo aspettando. Eh, dicevo il nostro Bionicon Lab che poi è diventato anche un Fab Lab con tante tecnologie di prototipazione eh, di possibilità di stampa 3D, di costruzione di prototipi, è un piccolo centro diciamo, di ricerca autonomo. E qui eh, cerchiamo di amare la natura, perlomeno di studiarla. Eh, io chiamo questo senso biofilia. E la biofilia è l'amore per la vita, l'amore assoluto per la meraviglia della vita, l'incanto della vita. E questo incanto cerco di trasferirlo soprattutto ai bambini. E ho avuto la possibilità di un finanziamento recentemente, qualche anno fa, dal MIUR eh, sulla diciamo, diffusione della cultura scientifica, che mi ha permesso di costituire una rete che, per un anno, ha riunito dieci istituzioni scolastiche della Sardegna e soprattutto scuole elementari, quindi scuole primarie, dove ho cercato di portare una mostra che si chiamava appunto A Lezione dalla Natura, dei workshop per cercare di avvicinare questi bionieri questi futuri bionieri, questi ehm, diciamo, eh, che saranno coloro che terranno le redini del governo eh, della Terra, che lo facciano diciamo, con, un, con in mente un dettato biomimetico, perché credo che la biomimetica sia una sorgente di ispirazione continua. Non solo di brevetti, ma anche di atteggiamenti. Io vorrei usare una parola un po' strana in un ambito scientifico, spirituali, ma ripeto la scienza si dovrà aprire sicuramente anche a una nuova humanitas, perché il destino comune del pianeta Terra non può che passare per una scienza che si riappropri dell'humanitas. Tanto è vero che eh, io amo moltissimo. Uh, citare diciamo, uh, questo concetto che è stato elaborato un po' di tempo fa, ma non è per niente datato perché è stato sviluppato intorno agli anni, alla fine degli anni 80, nell'86 circa, eh, da Ilia Prigogine e da Isabelle Stenger, eh, furono anche premi Nobel. La Nouvelle Alliance, la Nuova Alleanza, ma in particolare mh, diciamo che questa Nuova Alleanza deve essere concepita proprio come una possibilità che la scienza, come dice qua il retro della copertina di questo libro, la scienza possa ritrovare, eh, porsi un problema, cioè l'appartenenza dell'uomo a questo mondo. Cioè non può esistere una natura, non può esistere una scienza che non si pone il problema di ritrovare un rapporto di appartenenza dell'uomo al mondo, inteso l'uomo come, cioè, scusate, il mondo come terra, come, come pianeta. Eh, il bilancio eh, dell'antropocene è un bilancio pesantissimo. Io non so se tutti anche i miei ragazzi che mi stanno seguendo, che sono i più giovani, conoscono questo termine, un termine che è entrato da poco, diciamo, nello scenario delle terminologie scientifiche o tecnologiche. L'antropocene è il segno, diciamo, l'impronta ecologica in particolare che sta lasciando l'uomo. Sul pianeta Terra. Uh, C'è un film interessante che vi consiglio di andare a vedere, che si chiama L'Antropocene e l'Epoca Umana, che ha avuto moltissimi premi anche al 69esimo <coughs> Festival di Berlino. È un, è un racconto per immagini anche molto forti e molto evocative che raccontano il meglio e il peggio dell'umanità in questo momento, dell'azione umana, scusate, eh, sul pianeta. Um, ora il bilancio-bilancia, perdonatemi questo gioco di immagini e di parole, sul quale vorrei focalizzare oggi la vostra attenzione, cercherà di andare a esplorare la natura strutturale delle fabbriche, sia umane che sono contrapposte a quelle naturali, che io ho definito invisibili, poiché come vedremo nel corso di questa nostra chiacchierata, di questa conferenza, è proprio dalla profondità inaccessibile ai nostri miopi sguardi della materia vivente e non, se non attraverso incredibili strumenti come possono essere i microscopi a scansione elettronica o altre incredibili meraviglie della tecnologia, noi possiamo scrutare, osservare, spiare il genio creativo della natura che è in azione continuamente sotto i nostri occhi e questo lo fa da 3.8 miliardi di anni perché questo è il calendario della vita nel pianeta terrestre. Sono 3 miliardi e 800 milioni di anni che le fabbriche invisibili della, della natura sono al lavoro. Per cui, ovviamente, noi essendo entrati molto in ritardo rispetto alla linea evolutiva del pianeta, abbiamo tutto da imparare da questa expertise, da questo accumulo di esperienza che è avvenuta in strenue lotte di sopravvivenza. In strenui combattimenti per cercare di ottimizzare risorse, ottimizzare situazioni climatiche avverse, per cercare di sopravvivere anche a sei estinzioni di massa, che hanno segnato come un andamento di borsa eh, molto molto pesante con i picchi di alto di successo e picchi di insuccesso, la storia evolutiva della nostra, del nostro pianeta. Ehm, Dunque, permettetemi un attimino, eh, una, una digressione eh, grafica. Eh, vedrete che quasi tutte le immagini che accompagneranno la mia conferenza di oggi sono storte. Eh, questo perché eh, c'è la necessità di un riequilibrio. E vi ricordo da amante che, ho, che sono, di, di, essendo professore di liceo scientifico, del latino, che viene sempre demonizzato eh, come lingua antica, morta, niente di più falso, niente di più tendenzioso. E Cercherò di spezzare una lancia in favore uh, di, di questa bellezza dell'analisi quasi semantico-geologica degli strati di significati che sono sepolti nelle parole antiche, che ci riilluminano di significato. Eh, equilibrio deriva da libra, eh, che poi diventa anche la libra come unità di misura che eh, nell'antichità era la bilancia, anche il segno zodiacale la Libra e c'è anche una costellazione. Ecco, abbiamo necessità di un nuovo equilibrio e questo equilibrio può nascere eh, di nuovo nelle fabbriche, nelle fabbriche intese nelle grandi opifici che hanno sempre accompagnato sia l'evoluzione della creatività naturale che l'evoluzione della creatività umana, anche perché noi continuiamo a contrapporre uomo e pianeta come se fossimo due entità separate anche se qualche ricercatore ultimamente ha scritto libri interessantissimi dove dice che la natura umana è extraterrestre ma non importa perché anche se fossimo degli extraterrestri apparteneremmo comunque a uno scenario magari più ampio che è comunque l'universo e non è che l'universo e la terra sono fatti della, di sostanze differenti ora dicevo il latino ci permette di entrare semanticamente nel significato più profondo di fabbrica fabbrica deriva dal termine faber che in latino antico identificava un mestiere molto faticoso, molto luciferino, che era il mestiere del fabbro, e da cui anche in assonanza c'era il termine facere. Quindi, dentro la parola fabbrica eh, sono depositate due grandi significati, il fare e il fare del fabbro. Tanto è vero che, homo faber, è diventato un significato così potente e antico di associazione con l'attività umana, che per, è servito per migliaia di. Di anni a identificare la capacità tutta umana di creare manufatti proprio attraverso il lavoro muscolare, prima ancora eh, diciamo cerebrale, di immaginare degli oggetti e attraverso la potenza muscolare, la potenza dell'energia, soprattutto del fuoco. Oggi cercheremo di ragionare molto sull'utilizzo del fuoco sia in natura eh, che nella tecnologia delle fabbriche umane. E, Dicevo, è talmente importante questa assonanza di uomo fabbro che Homo Faber nel, mille, nel 2018, scusate, eh, è stato il layout di una mostra importantissima eh, che è stata presentata a Venezia. Ecco, non so se sentite i tuoni, si sta scatenando il. Le problematiche climatiche stanno dando segni di vita alle nostre spalle, ma noi impertériti continuiamo con la nostra conferenza. Dicevo, eh, Homo Faber eh, viene visto proprio come un'associazione eh, fondamentale, come dire, l'uomo non può che essere un fabbro, l'uomo non può che essere un fautore, come dicono oggi gli inglesi, un maker, un, uno che fa le cose. E la cosa interessante è il sottotitolo che accompagna questa mostra. Crafting a more human future, cioè nel momento in cui si stanno scatenando le ire eh, anche di molti ambientalisti, di molte posizioni diciamo un po' neoluddiste contro l'avvento della rivoluzione industriale che avverrà la quarta o la Industry four, diciamo, 4, diciamo l'Industria 4.0, questa mostra pone l'attenzione alle fabbriche umane dicendo il costruire. Un più umano futuro, ecco qua. Quindi è indubbio che qualsiasi fabbrica tecnologica del futuro non potrà, eh, su, come dire, eh, mettere in disparte la capacità umana di essere faber, di essere costruttore. E quindi io penso che le generazioni del futuro avranno te un tema molto importante: l'ibridazione del fare umano che ci contraddistingue nell'ambito dello scenario naturale con eh, il dettato dello sviluppo tecnologico e scientifico che è un dettato profondo dell'umanità. Noi non possiamo rinnegare il fatto di essere costruttori anche di tecnologie. Eh, fabbrica è interessante no? perché eh, noi siamo noi stessi delle fabbriche perfette, non sempre a giudicare dei tempi attuali, però sicuramente... Eh, avremo modo di diventare resilienti rispetto a questa pandemia. Quindi la nostra fabbrica umana aiutata al limite anche con farmaci e con sostegni, con protesi, eh, ci aiuterà a sostenere eh, questo contraccolpo pesantissimo. Ma la cosa interessante è andare a vedere eh, questa macchina sublime, io la chiamo così, questo straordinario cantiere biomeccanico che è il nostro corpo, per cui partiamo a partire dal nostro corpo stesso, che è la fabbrica che ospita la nostra esistenza in cui invisibili organelli che sono stati visti dalla scienza solo pochi secoli fa con l'invenzione dei primi microscopi. Eh, la storia del micro, della microscopia è interessantissima ed è una, una storia piuttosto recente. Prima della nascita dei microscopi ottici, eh, l'umanità percepiva l'idea di un'invisibilità ma non se ne rendeva eh, conto fisicamente proprio per l'impedimento ottico di andare a esplorare la profondità della materia. Dicevo, quindi il nostro corpo umano è una gerarchia. Bottom up direbbero i biomimetici o comunque i chimici che si occupano di nanotecnologie, cioè dal fondo della materia eh, mi sollevo verso l'alto a manifestare eh, eh, gerarchie di morfologie sempre più complesse e organizzate dall'atomo, dai livelli atomici ai livelli molecolari, agli aggregati molecolari, proteici, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, il cantiere umano che era inesplorato fino a tutto il 1500 perché era proibito andare a sezionare il corpo umano. Pensate ai guasti e ai guai che ha avuto Leonardo da Vinci: hanno avuto Leonardo da Vinci e per certi aspetti anche Michelangelo, eh, perché di Michelangelo si sa meno. però anche Michelangelo era interessatissimo a esplorare il mistero del corpo umano. E, diciamo Andrea Vesalio, che è stato un importantissimo scienziato artista, eh, come era nella diciamo, nella formazione eh, proprio eh, professionale del, del, dello scienziato eh, moderno, diciamo, della nascita del moderno Evo, che cercava attraverso la sua arte e il suo disegno di osservare, di studiare e di ragionare su ciò che vedeva. E De Umani Corporis Fabrica, un trattato meraviglioso con tavole anatomiche straordinarie, che fu, diciamo, ehm, edito nella sua edizione più completa nel 1555 e uscì in, in Bruxelles, in Belgio, laddove il calvinismo eh, aveva, come dire, delle redini più morbide nei confronti del controllo ecclesiastico della scienza. E quindi Andrea Vesalio ha potuto, a differenza di Leonardo come dire, essere libero di sezionare, studiare, scoprire, andare a frugare i misteri della fabbrica, del cantiere umano. Perché ricordatevi che anche fabbrica vuol dire anche, nell'accezione latina, corpo di fabbrica. Guardate quanti giochi di parole interessanti. Vuol dire proprio edificio. Io, da architetto, vi posso dire che se dico corpo di fabbrica intendo dire un palazzo. E la cosa interessante è che... Eh, nel 1930 un stranissimo e poco conosciuto eh, artista disegnatore, eh, Fritz Kahn, che era di origine ebrea, per cui fu, eh, rischiò di morire eh, nei campi di concentramento e fu dimenticato fino al 2010 con una mostra importantissima che fu organizzata a Berlino, che si chiamava proprio L'uomo-macchina. Ecco, questo disegnatore straordinario, che è secondo me uno dei più pionieristici inventori Dell'infografica scientifica, eh, guardate la capacità di Khan di eh, sezionare il corpo umano e renderlo una industry palace, cioè un palazzo dell'industria, no? dove tutto è meccanizzato eh, a partire dall'introduzione di aria, di liquidi e di cibi dentro una costruzione di macchine e quindi è una visione biomeccanica, biomeccanicistica. E poi a, a sinistra vedete questo incredibile groviglio di. Eh, disegni, disegni che indicano proprio la difficoltà e il fascino nello stesso tempo di un artista eh, scienziato nel cospetto della complessità anatomica funzionale di un epitelio. Eh, un epitelio nel particolare i, i villi intestinali. Insomma, immaginate la complessità degli occhi che osservavano eh, questa realtà eh, intricatissima, dove le fucine delle fabbriche invisibili naturali producono continuamente le loro meraviglie. Infine Fabbrica è anche il nome eh, di uno spazio di ricerca molto innovativo che eh, Oliviero Toscani, questo grande fotografo italiano che ha creato uno dei, forse uno dei fautori del successo mondiale e globale della Benetton, insieme a Luciano Benetton costruirono eh, alla fine degli anni 90 questo luogo molto interessante dove avvengono dei crogioli, delle fucine di invenzione e si chiama proprio Fabbrica proprio in onore a questa idea dell'uomo Faber. Ora, direi che è necessario, ma a volo di uccello, perché non, non è questo diciamo, l'obiettivo della nostra chiacchierata, cioè fare una storia della tecnologia o delle invenzioni, però è necessario... Come dire, rinfrescare un po' le idee, eh, soprattutto ai miei ragazzi scolari, diciamo, che non sempre sono consapevoli, eh, quando studiano la storia, dell'importanza di studiare la storia. Allora, diciamo, velocissimamente eh, facciamo proprio, come dire, un viaggio nello spazio-tempo e esploriamo alcuni concetti fondamentali che stanno alla base delle fabbriche umane. Intanto eh, prima della nascita della prima rivoluzione industriale non si parlava di fabbrica, ma di bottega. Cioè eh, perché questa differenza? Perché la bottega di stampo medievale, di stampo diciamo eh, antico, era un luogo di sapienza e di eh, expertise dove un artigiano, il maestro, insegnava per eh, come dire, induzione attraverso il suo lavoro e la sua esperienza ai suoi allievi e questo in tutti i campi delle corporazioni, dal campo della farmacia al campo della Metallurgia dell'arte, eh, si imparava facendo eh, e non esistevano quasi macchine, ma tutt'al più esistevano strumenti di lavoro e macchine primordiali. Eh, quando mh, la borghesia che nasce praticamente, evolve da queste botteghe nel 1700, soprattutto in Inghilterra, che per tutta una serie di motivi che non sto ad analizzare e rimando ai vostri professori o alle vostre letture di storia, ehm, si ritrova ad avere un momento eccezionale di potere economico, di potere eh, geopolitico e si ritrova soprattutto un materiale fondamentale, che è il cotone. E quindi gli opifici, le fabbriche di cotone sono, eh, diciamo, se volessimo andare a trovare l'eccellenza tecnologica del Settecento, dobbiamo andarlo a leggere soprattutto nella produzione tessile. E infatti non a caso, proprio nella produzione tessile abbiamo ehm, lo sbocciare diciamo, delle invenzioni umane più incredibili. Quel signore col tricorno che vedete qua, non so se lo conoscete, è un certo Sir John Kay che nel 1733, io ho scelto questa data, inventa la spoletta volante, cioè una uh, idea semplicissima, se vogliamo, un po' l'uovo di Colombo, ma molto spesso le grandi intuizioni della, della nascita della rivoluzione industriale erano date da menti vergini che osservavano con occhi diversi cose che tutti avevano davanti agli occhi e nessuno le vedeva con l'intelligenza di queste persone. Allora, per capirci, quando uno doveva battere un telaio, soprattutto di grandi dimensioni, dovevano esserci due operai, uno a destra e uno a sinistro. Uno lanciava la, la spoletta e l'altro lo rilanciava. Era come un tennis, come un Paddington. Ecco, questo signor Kay disse, ma io come faccio a risparmiare invece che metterne due, metterne uno solo? E quindi come dire, nell'unità di tempo produzione di due persone far produrre due telai. Bene, invento una spoletta che va avanti e indietro da sola, cioè è l'uovo di Colombo. Bene, questa spoletta volante, un ingegnoso sistema che permise l'eliminazione di, di un operaio, eh, fu una, scatenò diciamo, la guerra delle invenzioni eh, nelle fabbriche tessili inglesi. Eh, L'altra enorme, straordinaria invenzione che dobbiamo assolutamente conoscere è quella, perché poi ha degli agganci con la cibernetica e con la scienza dell'intelligenza artificiale e con il DNA, perché secondo me qui c'è un riverbero di programmazione del DNA. Allora, per chi non conosce questo signore, questo è Joseph Jacquard, è l'inventore del sistema produttivo tessile Jacquard, che ancora oggi porta il suo nome. Che serviva per riprodurre attraverso dei sistemi di punti dentro schede perforate dei disegni. Questo è uno dei primi esempi straordinari di programmazione di una macchina. Quindi, una macchina che viene programmata per fare qualcosa. Se trasferiamo questa idea nel cuore di una cellula e pensiamo a un DNA, tolte tutte le complessità e le eh, diciamo. Mh, Facilità di abbinamento. Diciamo che un DNA è in realtà una istruzione, un nastro che serve a dare alle proteine delle forme che sono custodite all'interno del codice. E diciamo che questo è un po' in maniera un po' grossolana un'imitazione tecnologica di Ferraglia arrugginite di un DNA perché programmava una macchina. Da questa macchina, Charles Babbage, che fu il vero inventore della macchina analitica. Prenderà l'idea di poter creare una macchina che abbia un input e un output, un macinatore di dati e quindi ibridando l'idea della macchina di Jacquard. E l'idea del mulino che macinava la farina inventerà il primo grande prototipo che possiamo considerare il computer. Ma questa, purtroppo, ragazzi, è un'altra storia. Vi dovrei fare una conferenza sulla storia dell'intelligenza artificiale, che non era, come dire, il tema della nostra conferenza. Era solo una pulce nell'orecchio che vi volevo mettere. Allora, Jacquard, eh, e poi un'altra invenzione fondamentale è quella di Watt che fra il 1763 e il 1775, incanalando l'energia del fuoco e del vapore, inventa la turbina, che sarà una delle invenzioni più straordinarie che darà un motore fondamentale a tutta l'espansione dell'industrializzazione. Eh, purtroppo già eh, come dire, ogni, ogni rivoluzione industriale si accompagna a qualche guaio. Ecco, giusto per intendere, guardate che razza di eh, inquinamento producevano le ciminiere di, delle città industriali di, eh, inglesi e guardate i bambini che lavoravano in fabbrica, proprio al telaio, vedete, con i piedini a, a, armavano. Uh, I pettini lici uh, a Liverpool, a Glasgow, insomma nei grandi centri del Galles dove veniva prodotto il tessile inglese. Uh, la rivoluzione industriale diventa la seconda rivoluzione, che è quella delle macchine. Questa è la Galerie des Machines di Parigi, che era l'enorme uh, emporio delle meraviglie tecnologiche di allora, delle fabbriche. Um, Umane fatte di ferro, di ghisa, di vetro, i nuovi materiali inventati e utilizzati che diedero un enorme impulso alla costruzione di un mondo di ferro e, e di ruggine, tra l'altro. <ride> e quindi, se abbiamo tanta ruggine nel mondo, la dobbiamo sicuramente alla seconda rivoluzione industriale. Questa è l'espansione virale, quasi sembra lo schema delle pandemie del covid lo spread vedete è un termine che si usa ancora anche in economia dal 1840 al 1880 in 40 anni questa onda di novità rivoluzionaria industriale abbraccerà tutto il vecchio continente poi viene fuori la terza rivoluzione industriale nel secondo dopoguerra eh, intorno agli anni 50 che è fondamentalmente l'età del computer l'età dell'energia atomica le, l'età dell'elettronica, dell ma soprattutto è, per quanto mi riguarda, l'età della cibernetica. Il termine cibernetica in realtà fu coniato da un matematico americano, eh, Wiener, eh, che nel 1947 eh, cerca di chiamare in questo modo, di dare questo nome a un mix veramente interessantissimo e originale di approcci, eh, diciamo che mh, rappresenterà probabilmente, secondo il mio modesto parere, Forse la forma più potente di metodologia scientifica che affronterà la complessità della materia, la, pro, la complessità della mente umana, la complessità della ideazione di macchine intelligenti. Cioè, diciamo che dalla cibernetica nasce questo Big Bang del digitale, il Bit bang, e, e nascerà praticamente quell'atteggiamento nostro. Eh, che abbiamo anche nei confronti della natura, vedendola in, come un'intelligenza al lavoro. Ora dovrei cercare di spiegarvi in maniera più chiara che kubernetichè è un termine greco che voleva dire eh, l'arte del pilota, del governatore, delle redini. Tanto è vero che cobernos, governo, e dire le redini del governo, tenere le redini del governo, deriva da cobernetiche e quindi cibernetica vuol dire in pratica la scienza del governo. E che cosa vuol dire? Governo di cosa? Il governo delle istruzioni che servono a una macchina per diventare intelligente, per emulare, superare anche il maestro e diventare, cioè, quello che nel nostro futuro è l'intelligenza artificiale. Eh, diciamo che mh, la cosa interessante è che, a me piace mixare eh, come dire, tecnologie del futuro con approcci del passato. Allora mi piace passare subito in questa specie di doccia fredda, passare dalla cibernetica di Wiener e quindi dalla, da, dallo sviluppo eh, insieme ad Alan Turing, ai grandi geni diciamo, che ci hanno segnato nel mondo eh, dell'intelligenza dell artificiale, Passare invece improvvisamente ad Aristotele e in particolare a questo simbolo che tra l'altro io ho scelto tanti anni fa, più di 25 anni fa, per rappresentare il logo del mio Bionicon Lab. Allora, io vorrei aiutarvi oggi a decodificare un simbolo antico. È un sigillo, è come tutti i sigilli, è portatore di misteri, è portatore di potenza, è quasi magico. Allora, e cosa c'entrerà la magia con la scienza? Beh, io vi voglio anticipare che oggi parleremo anche di fabbriche alchimistiche, perché è necessario eh, approcciarci anche a questo mondo arcano per capire alcune cosucce che io ho, sulla quale ho riflettuto, insomma, per cercare di capire anche la natura stessa eh, della fabbrica umana. Allora, questo simbolo proviene da, da Aristotele, quindi chi studia, chi è della quarta, quinta liceo, eh, anche di terza, sicuramente forse, forse le terze ancora no, ma mh, hanno approcciato la complessità del pensiero aristotelico. Ora non voglio entrare minimamente in spiegare chi fosse Aristotele, per carità, però diciamo che questa idea aristotelica dell'analisi... Della materia, dell'universo, della fisica, dei fenomeni, viene rieditata successivamente in molte eh, istruzioni eh, pseudoscientifiche, protoscientifiche, fino a giungere nel cuore del medioevo. Questo sigillo poi viene trattato in una, in una pubblicazione del 1600. Ora cerchiamo insieme di capire che cosa vediamo, perché spesso le cose ci sono davanti ai nostri occhi e non le capiamo per quello che sono realmente. Allora, per prima cosa vediamo un cerchio, un cerchio che ha al centro, eh, non si vede molto chiaramente nella risoluzione di questo, eh, di questo disegno, però c'è un fiore, quello che poi viene cosiddetto chiamato anche un po' dai mistici il fiore della vita. Come dire, al centro c'è la possibilità, possiamo metterci anche il pianeta Terra, possiamo metterci noi, possiamo metterci qualsiasi cosa che sia una metafora della vita. E intorno a questa vita danza una rete di fenomeni, di eventi, di occasioni, che vengono rappresentati da dei poli equilibrati, come due quadrati sovrapposti, ai cui vertici, in doppia serie, vedete, colore verde e colore giallo indicano due serie diverse, troviamo dei nomi latini. Allora vi aiuto, per chi non sa tradurre il latino, eh, di cosa stiamo parlando. Allora, partiamo da ignis, il fuoco. Poi abbiamo AER, l'aria, acqua e ultima... Oh, scusate, qui c'è un, un refuso, qui dovevo scrivere terra, eh, mi sono sbagliato. Quindi eh, fuoco, aria, acqua, terra. Sono i quattro elementi equidistanti, come dire, ognuno ha un dominio ma non deve invadere il dominio dell'altro. Poi eh, ad intercalare questi quattro grandi poli eh, elementali abbiamo quattro condizioni della materia, eh, sicitas che vuol dire caldo, eh, secco, scusate, eh, caliditas che vuol dire calore, umiditas che vuol dire umidità e frigiditas che vuol dire freddo. Sono i quattro stati in cui la materia si può, eh, si poteva, perché adesso gli stati della materia sono un pochettino eh, diventati anche più complessi, ma sono dei dettagli che non che non inficiano la qualità del mio discorso. Allora, diciamo, gli antichi mettevano quattro grandi elementi e quattro grandi stati della materia a circoscrivere in una rete di possibilità o di impossibilità di combinazione e reggere il gioco della vita. È una internet bio, biofisica, cioè permettere attraverso queste unioni, queste affinità, delle combinazioni possibili o impossibili, perché è evidente che giocare al gioco dei quattro cantoni. Io non posso mettere il secco con l'umido, no? Eh, con com Combinatio impossibilis, mentre un caldo secco è possibile. Vedete, sicitas combinatio possibilis. Quindi alcuni collegamenti erano possibili, altri assolutamente no. E questo è importantissimo perché è come, come dire un algoritmo. Un super algoritmo che determina le condizioni in cui si può manifestare la vita, l'equilibrio della vita, l'equilibrio dinamico della vita, non statico. Allora, per capirci meglio, eh, guardiamo per esempio l'equilibrio, l'equilibrio di un ciclo. Guardate che nella, in tecnologia, quando si va a vedere una fabbrica, si vanno a vedere i cicli produttivi, che sia un caseificio, che sia un uh, mulino dove si uh, prepara la farina o andiamo a vedere una linea robotica di avanguardia della Fiat o di un'altra o della, della Samsung, noi vedremo sicuramente dei cicli di, che hanno degli ingressi, delle manipolazioni e delle uscite di energie, processi, materie. Ecco, ma la creazione del ciclo è una creazione terrestre. Allora, pensiamo al ciclo idrogeologico, al idro idrologico, scusate. Eh, da un bacino di acqua mh, nasce la possibilità attraverso una fonte energetica, il sole, ad avere un processo di evaporazione. Eh, pensate sempre mentre vi racconto questa storia a questo algoritmo, a questo sistema di combinazioni possibili e impossibili. Questo ciclo quindi avviene attraverso condensazione, qui entra il freddo. Quindi il caldo solleva, il freddo abbassa abbiamo un immagazzinamento idrico nell'altra atmosfera, dopodiché per un problema di eh, raggiungimento di una massa critica, eh, diciamo gravitazionale, un punto di condensa, le gocce possono cadere, a differenza della nebbia, che restano sospese. <ride> Quindi qui agisce anche una forza importantissima, che è la forza peso, la forza gravità. Questo deposito avviene nei ghiacciai, alcuni invece a valle. Alcuni vengono infiltrati nelle terre, ci sono dei flussi di acque sotterranee, le famose situazioni carsiche. Dopodiché si ritorna al mare e si riparte con il ciclo. Questo ciclo può avvenire correttamente solo a condizione che, intanto, ci sia un innesco, un'energia, e la terra la prende dal sole. Dopo faremo un'analisi molto precisa sulla differenza energetica della fabbrica umana e della fabbrica naturale. Diciamo che questo poteva. Essere uno schema uh, che potremmo porre nelle ere geologiche nel momento in cui si è calmata un attimo l'attività turbolenta, uh, diciamo, della Terra uh, geologica. Quindi tutti i centinaia di migliaia di uh, crateri vulcanici hanno smesso di uh, sparare nell'alta uh, atmosfera, che poi non è atmosfera intesa come la intendiamo noi oggi, era diciamo l'ambiente aeriforme che stava intorno a questo pianeta che si stava raffreddando, quando l'atmosfera con la ricaduta nei milioni di anni delle ceneri è cominciata a diventare trasparente, l'energia terrestre, scusate, solare, ha potuto sicuramente penetrare più in profondità ed andare a fecondare, a colpire, a rendere interagibile qualcosa sulla crosta della Terra e sicuramente l'acqua intrappolata eh, all'interno del pianeta che oggi raggiunge circa il 70% dell'espansione dell del pianeta ha potuto innescare questo processo, questo ciclo che io chiamo produttivo, perché in questa fabbrica eh, idrologica si produce eh, neve, si produce ghiaccio, eh, si producono lampi, fulmini, saette, eh, si produce neve, quindi si producono eh, dei prodotti importantissimi della natura che vanno a generare ulteriori prodotti, ulteriori eh, inneschi in tutto l'ecosistema. E quindi questo discorso del ciclo è molto importante eh, ragionando sul paragone fra fabbrica eh, naturale e fabbrica eh, artificiale, diciamo così. Tanto è vero che eh, se andiamo a vedere, ecco, questo è uno dei primi cicli di assemblaggio, una linea di assemblaggio della Ford, eh, stiamo parlando degli anni 30 in America, quando Ford ha la genialata di capire che invece che... Mettere tante persone intorno a una macchina per creare una macchina era meglio mettere tante persone intorno a tanti pezzi di macchina che scorrevano lungo un nastro e creava un ciclo di montaggio, un ciclo produttivo. Eh... Tra l'altro, quanto sia importante eh, il ciclo eh, di utilizzo di una fonte energetica o comunque di un materiale nelle fabbriche umane, vi voglio solo dare un dato che ho analizzato molto bene in una conferenza che ho fatto tempo fa per il Festival eh, del Libro eh, ad Iglesias eh, sulla moda, i numeri della moda. La moda, cioè abbigliarci e quindi produrre abiti e cotoni e fibre anche sintetiche o anche naturali. Senza parlare dell'inquinamento e di quelle cose là che non mi interessano in questo momento, a livello di disequilibrio, pensate solo che il 20% del consumo mondiale di acqua industriale avviene per i numeri della moda, cioè per produrre l'abbigliamento. Quindi pensate eh, fabbrica naturale, fabbrica umana. E noi, questa acqua la prendiamo, la sporchiamo, la inquiniamo, la carichiamo di tossine, la smolecolarizziamo perché la agitiamo, la, la tormentiamo, la, la, la distruggiamo anche dal punto di vista della sua struttura molecolare e poi la ributtiamo nel pianeta. E ciò non va molto bene, ragazzi. Non va bene perché il pianeta non è una cloaca infinita, non, non, non è proprio una cloaca, non è una fogna dove tutto può essere buttato pensando che tanto non lo vedo sotto i miei occhi, perché i cicli della Terra ci riporteranno sicuramente addosso un rebound terribile. E questo ancora, molti di noi non l'hanno capito, che noi viviamo in continui retroazioni circolari. E infatti quando si parla di uh, green economy, si parla di, uh, di economia circolare. E questo è un concetto importantissimo che bisognerebbe sempre insegnare nelle scuole, perché l'economia umana attualmente è lineare. Adesso cercheremo anche di capire la differenza. Eh, a livello di cicli, la natura ne produce tantissimi e sono spesso cicli dinamicamente in equilibrio. Perché un'altra cosa che mi piace analizzare delle fabbriche è questo. Non pensiamo che la Terra sia un perfetto equilibrio lì, perfettina, eh, un po' come ci rappresenta questo schema. Diciamo che questo schema dovremmo immaginarlo un po' elastico. Nel senso che a volte eh, questi eh, poli non sono così rigidi, purtroppo questo è simbolo di rigidità eh, antica, perché gli antichi avevano uno schema mentale più rigido del nostro, avevano bisogno di più ordine, anche perché proiettavano questioni divine, insomma mescolavano metafisica alla fisica, per cui qualcosa nella loro testa doveva essere rigido per forza, eh, dovevano avere una certa rigidità, non immaginavano la, dim la dimensione di complessità che abbiamo noi oggi quando andiamo a esplorare tutti i fenomeni della natura. E dicevo, quindi i, i cicli naturali sono costantemente sottoposti a degli adattamenti, adattamenti che, come dicevo, nel corso della storia dell'evoluzione terrestre sono stati dati dalle grandi estinzioni di massa. Se voi pensate che nel, nel, nel Permiano, nel, nel Cretaceo, nel Giurassico, abbiamo avuto eh, addirittura in un periodo storico... E, Geologico. Abbiamo avuto il degrit dying, la grande morte. Cioè siamo riusciti a perdere l'80% stimato della biodiversità. Rendetevi conto di quanta fatica ha fatta la natura a ricostruire i suoi cicli. Però la natura ce l'ha fatta perché è molto risiliente la natura. La natura è incredibilmente risiliente, molto più di noi. Se pensate che già gli animali che circolano a Chernobyl, gli uomini non, c non possono neanche metterci il naso, ma gli animali di quarta, quinta, sesta generazione, dopo i primi che sono nati deformi perché eh, i radioisotopi gli avevano distrutto i legami del DNA, gli avevano scombinato tutto il DNA, perché avevano, come dire, è come entrare in una giungla col macete, l'avevano fatto a pezzi, l'hanno ricostruito e adesso esistono degli animali perfettamente morfologicamente formati, non sono più delle aberrazioni genetiche, ma sono radioattivi, cioè hanno assimilato la capacità metabolica di reggere molto bene le radiazioni. È stimato che noi per fare un processo del genere avremo bisogno di milioni di anni e forse non ci riusciremo neanche. Quindi dicevo, acquisiamo questo concetto che all'interno dei cicli naturali noi introduciamo i nostri cicli, che spesso sono aberranti. Eh, per esempio, guardate il ciclo del carbonio, quello famigerato appunto del CO2 di cui si parla. È un ciclo naturale, cioè l'anidride carbonica è un vettore fondamentale negli ecosistemi planetari, però ha trovato diciamo, un suo equilibrio faticosissimo nei miliardi di anni e diciamo che oggi, almeno prima della grande rivoluzione industriale, l'anidride carbonica aveva un certo corpo di azione, ce n'era una certa quantità che veniva a nutrire eh, un ciclo importantissimo, che è quello che prevede la respirazione degli organismi. Ora in questo ciclo meraviglioso che anima le piante, le biomasse del mondo, gli animali e tutti i microrganismi e gli oceani, perché anche gli oceani sviluppano anidride carbonica, insomma, un processo molto complesso che non posso assolutamente analizzare con voi in questo istante, però guardate questa infografica. Ho voluto inserire il nostro circoletto della fabbrica con le emissioni di CO2 che va a incasinare, scusando il termine di Oxford, eh, tutta questa storia qua. Quindi il rischio è proprio questo, no? che i nostri circuiti vadano a circuitare negativamente i circuiti della natura. Quando parliamo di green economy intendiamo dire ricircuitare in una unione di intendi, in una nuova alleanza, questi due cerchi, queste due fabbriche di nuovo a lavorare insieme. Ecco, questo invece è un ciclo produttivo robotizzato, questo che è il miraggio, diciamo, tecnologico tedesco dell'industria 4.0, eliminare totalmente gli esseri umani, mettere solo robot, gli umani a controllare i cibernetici. A me gli ingegneri tedeschi mi fanno un po' paura, non so a voi, apro e chiudo la parentesi. Ora, la cosa interessante, io non so se, se qualcuno riesce a capire che cos'è sta roba qui, questa è un'infografica fenomenale che rappresenta un motore, uh, un motore nanometrico cellulare. Cioè, praticamente, voi vi rendete conto, io quando vedo queste cose da, da, da buon uh, come dire, ragazzo di campagna che studia ma non è un biochimico e quindi non è capace di entrare nei meandri delle formule, cioè io... Uh, accarezzo leggero tutte queste argomentazioni perché non sono uno specialista di questi ambiti così complessi, mi troverei molto a disagio a una conferenza di biochimica perché non capirei quasi niente, a scuola non sapevo fare neanche un ossido riduzione, era un disastro, però mi affascina il concetto che sta dentro, mi immagino eh, che, che la natura abbia costruito letteralmente uno zampettio quasi un pollo d'allevamento, a me sembra un polletto, una creatura strana, un robottino, che trasporta sulla sua testolina, come fanno le donne di colore che hanno i pacchi in testa, lungo un nanotubo proteine, eh, aggeggi strani che servono al metabolismo cellulare. Questa non è un'invenzione della fabbrica umana, è un'invenzione della fabbrica invisibile, della natura, dove agiscono eh, forze eh, materiali configurazioni dell'ordine del nanometro e del micrometro. Stiamo entrando nel milionesimo del millimetro, cioè unità di misure a noi eh, impensabili, perché già un millimetro ci sembra una roba, e eh, vabbè, dai un millimetro, che cos'è? Ecco, pensate a dividerlo un milione di volte, questo è l'ordine di idea di precisione con cui lavorano le fabbriche invisibili. E poi la cosa che mi piaceva divertente è che ho visto questa immagine di microtuboli, mi sembrava proprio lo scheletrino di un pollo. C'è anche la coda, tail, <ride> vedete? Trovo divertente. E zampetta come un pollo. Io ho visto l'animazione divertentissima di questi bellissimi video che ci sono su YouTube. Vi consiglio di andarli a vedere: i motori che, che funzionano ad ATP, il motor di Neina o, o altre meraviglie che stanno nel cuore delle nostre cellule. Ora, qui vorrei accennare a un concetto interessante. Allora, la fabbrica umana sta a sinistra e sta facendo pesare un disequilibrio della famosa bilancia. A destra abbiamo le fabbriche, eh, diciamo, naturali. E, allora, cerchiamo di capire in una maniera più tecnica. Eh, quali sono gli elementi di differenziazione almeno per quanto riguarda il vecchio pensiero? Perché Davide mi potrebbe aiutare perché lui è veramente uno specialista uh, di questo tipo di approccio, cioè le nanotecnologie, cioè queste costruzioni che dal profondo della materia emergono visive ai nostri eh, sensi, che vengono chiamate bottom up, no? dal fondo del bottom salgono. Ecco, forse Davide eh, ci potrebbe aiutare a. E penetrare ancora meglio la complessità di questa nuova fucina tecnologica che si prospetta nel futuro? No? Le nuove eh, fucine umane non saranno più quelle gestite alla vecchia maniera, con il fuoco che snerva la materia, come vedremo fra un po'. Eh, accade per il petrolio e per il cemento, che saranno i due esempi che cercherò concreti di farvi. Allora, se, se, spero di essere chiaro, eh, perché ho veramente tante cose da dirvi in questa. In questa chiacchierata e forse è anche un po' troppo densa, ma scusatemi, io sono un po' un bombardatore di, <ride> sono un po' una macchina da guerra. Se inizio ho bisogno di, di comunicare una complessità eh, di, di situazioni, perché credo che sia importante che soprattutto i giovani vengano a contatto in maniera diretta con questi mondi così interessanti e affascinanti. Allora, dicevo, eh, il disequilibrio che attualmente noi segniamo a causa della vecchia produzione industriale. Non so, la nuova, se si porrà nell'ambito di una biomimesi e di una logica sostenibile, probabilmente ri, rimetterà in piedi l'equilibrio, cercherà di ri, riequilibrare pesante, eh, questo pesante squilibrio fra le fabbriche umane e le fabbriche terrestri. Perché, perché è così pesante il disequilibrio? Prima di tutto, perché il, la fabbrica umana dipende da una fonte energetica primaria che è il petrolio, che è una risorsa che non è rinnovabile. Quindi presto o tardi finirà. Mentre la fabbrica eh, naturale dipende dal sole. Non è che il sole sia una sorgente infinita, perché l'infinito, ahimè, anche il sole avrà il suo ciclo, ma relativamente alle condizioni spazio-temporali della vita terrestre, Teoricamente la dipendenza dal sole è una dipendenza migliore che quella del petrolio per gli esseri umani perché si stima che il sole duri qualche miliardo di, anno, di anni. Scusate. Quindi, diciamo che la fabbrica naturale è stata più furba degli uomini: ha, ha costruito tutta la sua dipendenza energetica da una fonte eh, a parte che è gratuita, no? Sta là, basta solo aprire le foglie, costruire l'idea di una foglia, ingegnerizzare una foglia, ma d'altronde. Questo ha fatto la natura. Ha reagito all'energia solare generando un problem solving, cioè la costruzione di una foglia, di una cellula fotosensibile. E lo ha fatto la, uh, il mondo vegetale, così come l'ha fatto il mondo animale, um, sperimentando l'idea di inventare una cellula fotosensibile, inventare una direzione guidata da un sensore e l'occhio. È forse uno dei, dei fotosensori più complessi, ma non è detto perché abbiamo occhi animali estremamente interessanti nella biomimetica. Quindi questa dipendenza del petrolio ci fa sicuramente eh, mettere un peso di disequilibrio. Poi ci sono altri parametri che andrebbero, ognuno di questi sarebbe una conferenza: la connessione. Eh, la tecnologia naturale è complessa ed è interconnessa. La tecnologia umana. Quella soprattutto di vecchio stampo, non era particolarmente connessa. Se pensate che ancora oggi esistono un unità di misura in pollici e in millimetri, cioè vuol dire già che non abbiamo ancora una connessione metrica, nonostante gli ISO eh, e tutte le unificazioni. Eh, fare un tappo per una bottiglia che andasse bene per tutte le bottiglie del mondo, ci abbiamo impiegato un po' di anni. Mentre invece una proteina, mentre un amminoacido, mentre invece un legame atomico, sono decisamente più interconnessi. Poi la tecnologia naturale è circolare per natura, scusate il bisticcio di parole, l'abbiamo visto prima. E i rifiuti sono a impatto zero perché vengono riciclati al 100% attraverso altri cicli metabolici, che non abbiamo analizzato, o che sono interessantissimi. Mentre invece noi lo sappiamo perfettamente, abbiamo grossissimi problemi a smaltire qualsiasi prodotto di rifiuto. Ed è lineare, cioè esponenziale. È come i ragazzi che si chiudono gli occhi, accelerano e passano col rosso e dicono speriamo di farcela. Ecco, diciamo che la fabbrica umana è stata un po' un'accelerazione ad occhi chiusi sperando che eh, il passaggio con il rosso non non proced come dire, procedesse tranquillo, che non avessimo un impatto contro qualcosa. Poi la tecnologia umana fino a poco tempo fa si opponeva al cambiamento. Diciamo che eh, introdurre un cambiamento in un circuito industriale spesso è di un costo esagerato. Perché? Perché vuol dire cambiare unità di misure dei ugelli di una macchina, vuol dire cambiare il cingolato di un, di un binario, cioè eh, cambiare nella, nella fabbrica è difficile, è complesso, è costoso. Mentre... Non è che non è costoso per la natura, perché la natura ha dei costi, non è che la natura fa tutto gratis, il metabolismo. Guardate, c'è un libro meraviglioso scritto da un ricercatore sulle armi eh, biologiche, cioè eh, il confronto mh, fra la fabbrica delle armi eh, umane e la fabbrica delle armi naturali che adesso mi sfugge l'autore, ma ehm, è bellissimo, perché fa capire che molto spesso in natura, per avere un cervo volante, uno di quegli scarabei che hanno... Questi uh, palchi enormi, no? queste um, armi me quasi medievali che raggiungono uh, addirittura tre quarti del corpo, se non oltre, che gli creano grossissimi problemi di movimento, di, 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 di organizzazione de de del cibo. Eppure, nel momento della guerra, sono fondamentali e fanno la differenza. Bene, questo biologo eccezionale, è andato a studiare il costo metabolico eh, della costruzione delle armi in alcune specie, soprattutto negli insetti, e ha scoperto, e nei cervi, eh, perché sono i palchi più grandi eh, al mondo, nel mondo naturale, e ha scoperto che il costo metabolico, il costo energetico eh, di questa costruzione, di questa fabbrica, è terribile. L'unico vantaggio è la procreazione, per cui se tu hai l'arma più potente ti accoppi e puoi trasferire il tuo DNA e quindi hai la garanzia di trasferire il tuo gene, quindi biologicamente parlando, evolutivamente parlando, sei vincente. Quindi questo grande costo militare eh, viene, eh, come dire, ehm, equilibrato nel metabolismo naturale sulla grazie alla garanzia di tradurre, di portare nello, nel tempo il tuo DNA nella tua razza, nella tua specie. Poi la tecnologia umana, le fabbriche umane producono tossine a lunghissimo termine. Vedremo a breve, quando entrerò nel focus della, della nostra chiacchierata, come per esempio il Kevlar, che è una fibra tra l'altro trovata per caso mentre si cercava una cosa, se ne è trovata un'altra, eh, che è un concetto interessante anche se avrò tempo di, di ragionare sulla casualità. Quasi Darwin, Darwinist, darwiniana, darwinistica, per cui la scienza certe volte procede a caso e trova delle cose incredibili, che dovrebbe essere lo stesso metodo eh, delle fucine naturali, perché così dice Darwin. In realtà, dicevo, ehm, queste tossine sono a lunghissimo termine. Non è che il Kevlar non viene metabolizzato dalla terra, è che ci mette tantissimo tempo perché i batteri si trovano disarmati di fondo a questi polimironi giganteschi, questi macro pole, polimeri. E' come, guardate, è questo esempio semplicissimo. Se tu dai eh, a un muratore eh, il compito di smantellare eh, il muro di Machu Picchu, non so se l'avete mai visto in Perù, sono dei massi che pesano delle tonnellate, che non sono neanche giuntati, stretti stretti, una meraviglia dell'archeologia dell'antichità. E gli dai come eh, strumento una pinzetta per le unghie è chiaro che lui forse ci metterà un milione di anni per sollevarla, per staccarla. Ecco, più o meno, scusatemi voi scienziati ufficiali se mi permetto questo tipo di chewing gum linguaggio un po' masticabile, ma io provengo dal basso, diciamo, sono un proletario della scienza. Eh, diciamo che questo muratore che deve smantellare il, ma il macropolimero, che è un batterio, non è che non ce la fa, è che si deve adattare, deve armare i denti, deve. Infatti, certi batteri oggi si stanno eh, digivolvendo, diciamo, si stanno modificando per aggredire tutto sommato quel grandissimo deposito di carbonio, azoto che è depositato dentro il kevlar, dentro il petrolio, dentro eh, la plastica. È che i, i, i batteri, proprio per l'economizzazione delle risorse, hanno preferito mangiare pane più morbido. Non so se mi sono spiegato. Quindi non è che cioè, l'inquinamento, perché se no è assurdo, perché, capitemi un attimo ragazzi, perché, e questa è una riflessione che, anzi, no, la facciamo dopo, quando cercheremo di capire perché il petrolio è così malefico, perché ci sta creando così tanti problemi. Poi, nuovamente, eh, la massimizzazione di un obiettivo, mentre la natura ha fabbriche sistemiche. E poi questo è molto importante. La nostra, le nostre fabbriche sono estrattive, mentre la tecnologia naturale ha fabbriche rigenerative. Cosa vuol dire? Guardate, vi faccio un esempio semplicissimo. Oggi ci sono guerre in tutto il mondo per, per accapararsi le terre rare. Ora, io non so se conoscete questo termine chimico, chimico-fisico, ma una terra rara è una particolare conformazione minerale che ha delle proprietà eccezionali per la conduzione elettrica, per la conduzione di informazioni, pensate al silicio, che è uno dei cuori del, della nostra produzione digitale, no? è uno dei cristalli che, è nel, che batte nel cuore dei computer, dei cellulari. Ecco, il taglio e, e tutti quei nomi strani che vengono estratti in Congo, per cui c'è la guerra in Africa per andare a caparsi questi enormi depositi o in Cina. Ecco perché... Perché l'estrazione di queste terre rare serve come il pane, scusatemi il termine, alle grandi fabbriche della tecnologia digitale. E una volta che le hai estratte tutte, eh, hai, hai costruito i miliardi di cellulari, poi non ce ne sono più, le dovrai magari produrre artificialmente, ma questo comporta dispendio energetico. Insomma, non è facile, non è facile produrre, non è facile creare materie, non è facile eh, continuamente trasformare processi. Ora, guardate questa immagine purtroppo non è a una risoluzione molto bella, ma qui in questa infografica vengono messe a confronto le things natural con le things man-made, cioè le cose fatte dall'uomo e le cose fatte dalla natura. Ecco qui è il discorso che dicevo, imploravo Davide, no? Eh, perché superata la soglia del visibile ed entrando nell'invisibile. Ecco che si prefigurano le future fucine dell'uomo. Quindi ci sarà un riallineamento, penso, nel futuro, fra la fabbrica invisibile umana e la fabbrica invisibile della natura. E questo potrà avvenire, però, io penso, spero, che gli scienziati approccino questo metodo, che è il metodo del rispetto eh, e non della rapina della natura, perché altrimenti ritorneremo nuovamente su un livello forse ancora più pericoloso, invisibile. Di problematica. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Ora entriamo nel merito della questione. Perché è importante parlare del fuoco? Allora andiamo avanti. Eh, allora, qui dobbiamo, come vi dicevo in anticipo, eh, ragionare un secondo eh, sui prodromi della chimica e mi permettano i nostri amici chimici che mi ascoltano se dirò magari farò dei discorsi un po' grossolani, ma ripeto, io sono veramente un proletario della scienza, vengo dal basso e quindi eh, mi, mi sono formato, diciamo, un po' anche da solo e quindi ho delle pecche di formazione clamorose. Però diciamo che c'è un, una cosa interessante che, per spezzare una lancia in favore mio, scusate se mi permetto, il mio maestro, il mio famoso Carmelo di Bartolo, un giorno... A un gruppo di super specialisti eh, in una riunione, dovendo presentarmi, mi, mi presentò così e disse: Lui è Massimo Lumini, è specializzato nella non specializzazione. E quando disse questa frase mi entrò talmente nel, nel cuore che dissi: Ok, questo sarà il mio biglietto da visita del futuro. In realtà io di, difficilmente mi sento specializzato in qualcosa, però mi sono specializzato nel non essere specialisti. E che vantaggio ho ottenuto a questo? di non penetrare troppo nei meandri e nelle profondità di una disciplina e perdermi anche un po' nella seduzione del fascino del tunnel e cercare invece di fare le domande che mi interessano alle discipline. Quindi prendere il meglio, quindi fare un po' una rapina delle cose interessanti e con quella rapina mettere insieme qualcosa che, che non è esattamente una specializzazione. Non so se sono riuscito a, a esprimere questo mio questo mio atteggiamento. Comunque dicevo, l'alchimia perché è importante? Allora, lasciamo perdere il simbolismo alchimistico che comunque permane in alcune descrizioni di simboli che vengono usati nella chimica, nella tavola ancora periodica degli elementi, diciamo. Lasciamo perdere i sacrifici di tanti chimici prim prim dei primordi che sono morti, asfissiati da gas. Eh, Durante le loro ebollizioni di sostanze, perché non conoscevano scientificamente, andavano un po' per prova, e, e, come dire, per tentativi, e diciamo che ne sono morti parecchi per esplosioni, per avvelenamenti, insomma, ci sono dei martiri della chimica dentro il, eh, diciamo, le, eh, le, i gruppi di alchimisti medievali che hanno lavorato, e non solo medievali, anche del 400 e anche del 500. Ma la cosa che mi interessa parlare è di questa modalità che aveva l'alchimista, prima di avere nella sua bottega sempre un fuoco acceso, sul quale metteva un alambicco che si chiamava atanor. Dentro l'atanor lui metteva dei miscugli incredibili di, 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 di roba, di, 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 trito, di tritumi, di metalli, di cose, che faceva bollire continuamente, 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 per giorno e notte, giorno e notte, e poi attraverso la condensazione nell'alambico cercava di estrarre, condensare, trasformare, trasmutare. Ora eh, i latini dicevano solve et coagula, cioè sciogli e condensa. Adesso io vorrei cercare co con la mente eh, attenta a questo solve et coagula entrare in una fornace contemporanea e in particolare nel ciclo produttivo del petrolio. Allora la fornace del petrolio è esattamente un alambico, un atanor. Uh, uh, medioevale. Un greggio che proviene dalla profondità della terra e dal metabolismo di milioni e miliardi di tonnellate di masse biomasse che nel milioni di anni si sono uh, trasformate attraverso processi anaerobici. O, comunque, di trasmutazione, diciamo. Quindi la prima alchimia l'ha fatta la terra sottoterra. Diciamo così. E l'ha tenuto lì il petrolio. Un bambino, un giorno a, a una mia lezione, mi disse, dopo che aveva sentito tutte le cattive notizie che gli avevo piombato in testa sul petrolio, mi ha detto: Massimo, ma allora è per quello che la natura l'ha nascosto così bene? Era proprio cattivo il petrolio. Ecco, queste illuminazioni dei bambini sono eccezionali e sono il sale della mia vita perché fanno capire che nella piccola mente si. È, si è creato un piccolo, uh, come dire, cortocircuito e questo bimbo ha visto veramente qualcosa che altri non avevano visto. Io dico, vero, hai ragione, forse non dovevamo mai cercarlo, era sottoterra, doveva stare là. E quest'anima pura l'aveva vista in questi termini. Quindi dicevo: la prima alchimia la fa il ventre della Terra con tutte le sue azioni fisico-chimiche. Dopodiché l'uomo scopre le proprietà uh, di combustione e di um, come dire, di, di proprietà di isolante, di lubrificante, di catramizzazione che venivano dai bitumi che affioravano. Eh, L'asfalto, per esempio, fu già dai mesopotamici utilizzato per a, a mettere nelle loro cisterne perché eh, isolava eh, dall'acqua, eh, era un materiale interessante, insomma, però era prodotto naturalmente perché affiorava, eh, diciamo, in alcune zone dove i giacimenti erano poco profondi. Quindi il petrolio grezzo entra in una fornace a 400 gradi e già lì si creano oli lubrificanti, paraffina e asfalto, che sono sostanze veramente pesantissime. Poi, man mano, che vaporizza diciamo, il petrolio a seconda dei gradi: 370 l'olio combustibile, a 300 il gasolio, a 200 il kerosene, a 150 la benzina e 20% il gas. Dopodiché le scorie vengono bruciate. E sono quelle fiammate che si vedono nelle orrende, eh, e purtroppo, ahimè, eh, raffinerie. Ecco, come potete ben vedere, e se avete a mente quell'analisi che avevo fatto fra le fabbriche naturali e le fabbriche invisibili sulla dipendenza energetica, ecco, questo è il cuore della nostra dipendenza energetica, cioè la, tra, la, la, la raffineria di petrolio. Ecco, il solvet coagula, uh, questo Atanor moderno, è esattamente questo. E quindi diciamo che nella chimica del petrolio permane ancora questa memoria, questo, io lo chiamo questo DNA uh, regressivo, diciamo, della funzione del calore di snervare, di aprire, di sconvolgere la materia e tirarne fuori altro. Oggi abbiamo 20 company uh, che detengono uh, il potere uh, del, um, della gestione dell'oil, del, del petrolio. Uh, sono tutte, uh, quasi tutte concentrate in America e in Arabia Saudita. Creano problemi enormi, soprattutto sullo scacchiere bellico e di politica internazionale. Guardate questa infografica, uh, ci racconta che non mi ricordo di quanto tempo fa riguarda questa invasione, cioè questa, scusate, questa immissione di droni, dice questa news, sabato mattina una decina di droni lanciati dai ribelli uti, yemeniti filo-iraniani, colpiscono due strutture della Aramco in Arabia Sauditi. La Aramco, la Saudi Aramco, detiene quasi il 60% della produzione giornaliera di barili di petrolio. Pensate che in un giorno estragono 7 milioni di barili di petrolio. Questo è uno dei cuori, diciamo, eh, produttivo eh, che detiene il potere della produzione del petrolio. E poi sotto la Chevron, l'Exxon, eccetera, eccetera. Questo per indicare, eh, come dire, lo scenario dello scacchiere politico economico-politico mondiale. Recentemente a Mauritius si è rotta una petroliera in uno dei paradisi terrestri dove la gente farebbe carte false per andare a passare il lockdown. Ecco, pensate che per disperazione questa gente, per proteggere il loro paradiso, si sono presi e tagliati i capelli e quindi tutti i parrucchieri hanno preso parrucche, si sono rasati a zero perché hanno tessuto delle barriere di capelli perché la cheratina assorbe il petrolio. Vi rendete conto? Cioè questi abitanti, insieme ai loro aiutanti di, di, queste, come dire, di queste azioni ecologiste, hanno tessuto delle barriere di capelli per cercare di eh, rispondere a questa dilagazione della macchia di olio, di petrolio. Ora il petrolio, ma perché abbiamo scelto questo materiale? Mi sapreste dare una risposta? Cioè chi l'ha scelto? Chi ha deciso che doveva essere così? Cioè era una scelta, per, cioè la fabbrica umana poteva avere delle alternative quando è stato scelto il petrolio? Ebbene, e io ho fatto degli studi approfonditi e vi posso dire sì. E guardate, quando abbiamo visto quella catena produttiva della Ford. Ecco, parliamo un attimo di Ford. Ford era un figlio della terra, un irlandese, aveva in mente la generazione dei suoi antenati, i sacrifici della terra, che in Irlanda è molto bassa, perché l'Irlanda, coltivare la terra in Irlanda, te lo raccomando, è un clima terribile, insomma, non è facile. Quando arriva in America nel sogno americano, lui da bravo e intelligente ragazzo di campagna Fa un successo incredibile. Diventa uno dei magnati più importanti e fonda una delle company più potenti del tempo. Ma lui, pensate, già a partire dal 1925, poco prima del crollo di Wall Street, si pone una domanda proprio rispetto al petrolio, perché lui vedeva i texani estrarre tonnellate di barili nella grande seconda corsa dell'oro nero dopo l'oro giallo, e si era già messo in proiezione, cioè lui aveva pianificato una coscienza da industriale e si era posto il problema, ma questo petrolio presto tardi finirà e poi costa tanto estrarlo e poi inquina, è puzzolente, fa schifo. Ebbene, lui studiando le ricerche di un chimico americano di colore che ha rischiato questo chimico di essere eh, linciato dalla, dal Ku Klux Klan, che produsse un libro che si chiamava The Chemiurgy Farm, la, la fattoria chemiurgica, dove lui, questo chimico, aveva scoperto che trattando le, i, i rifiuti della fabbrica alimentare, quindi pensate al tomato ketchup, quindi tutte le bucce del pomodoro, pensate alle arachidi, pensate a tutto ciò che era vegetale, aveva scoperto che esistevano le bioplastiche e lo aveva già fatto negli anni venti. Ford incappa in questo trattato, si innamora di questa chemurgy, contatta uh, questo chimico e dalla unione di questa chemurgy con le sue unità di sviluppo e ricerca produce una macchina che si chiamava Amp Body Car, cioè la macchina con la carrozzeria di canapa, perché Amp era la canapa che veniva coltivata allora, e questo prototipo che vedete qua era un prototipo che a partire dalla struttura, la scocca leggerissima fatta in fibra di che proveniva dalla lavorazione della canapa, fino addirittura tutta la scocca esterna, era prodotta con un prodotto vegetale. E addirittura il motore era stato modificato a bioalcol. Cioè questa era già la macchina perfetta già negli anni 20, alla fine degli anni 20, per poter essere una macchina che non inquinava e che non aveva bisogno di metalli se non per la parte del motore e di alcune altre parti accessorie, ma una quantità decisamente minore rispetto a tutta la carrozzeria che, che era fatta in acciaio. Pensate che cosa scrive Ford in una conferenza dove lui cercava di convincere gli agricoltori americani a investire in piantagioni di canapa. Che è una pianta resistentissima, è una pianta che non ha bisogno di quasi niente, azota la terra, è un miracolo della natura, una delle fibre più antiche dell'umanità. E lui diceva, da industriale americano, quindi da fabbrica umana versus fabbrica naturale, il carburante del futuro sta per venire dal frutto, dalla strada o dalle mele, dalle erbacce, dalla segatura, insomma da quasi tutto. E qui c'è la memoria della chemiurgia di oggi. C'è combustibile in ogni materia vegetale che può essere fermentata e garantire così alimentazione. C'è abbastanza alcol nel rendimento di un anno di un campo di patate, utile per guidare le macchine necessarie per coltivare i campi per un centinaio di anni. Ecco la vera economia circolare, l'aveva già capita Ford. E perché questo non è avvenuto? Qui sta la domanda. Ebbene, perché contro Ford si animano. Tre loschi figuri. Pierre Dupont, che era il nipote del Dupont francese che fondò la Dupont, che era una fabbrica chimica francese, franco-canadese, Rockefeller, che era il presidente della Standard Oil, cioè dei estrattori texani del petrolio. E William Hearst, che era il magnate della cellulosa, con cui stampava tutte le testate giornalistiche di cui era proprietario. Ebbene, loro vedranno in Ford un, prob un problema grossissimo che, metteva, che avrebbe potuto mettere fortemente in crisi la fabbrica petrolifera, scusate, bevo un attimo di acqua, e di lì a poco la fabbrica del nylon, che sarà la più grande invenzione della Dupont alle soglie dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, questi tre loschi figuri... Mentre Ford aveva programmato una coscienza programmata produttiva, una fabbrica cosciente, innescheranno un'incoscienza programmata. Allora, eh, assoldando dei politici, creeranno la cosiddetta Marijuana Tax Act nel 1937, creando una confusione nella testa della, degli americani perché dal Messico arrivava l'altra canapa. Perché voi sapete che ci sono due canape, la sativa e l'indica. Una ha un THC variabile, che poi il THC è un olio che serve alla pianta per reggere l'aridità dei suoli, quello che poi viene fumata diciamo, negli spinelli. Ora, le canape, a seconda della, della variazione genetica, non tutte producono il THC. E ce ne sono alcune che ne producono pochissimo, perché non ne hanno bisogno, perché non sono in condizioni climatiche di creare questa, eh, questa reazione chimica importante. Ebbene, questo è un discorso sofisticato, c'è bisogno di essere dei botanici, eh, dei chimici, degli agricoltori per capire questa cosa. Invece questi tre inculcano, soprattutto grazie a Earth che bombardava di notizie, di fake. Ah, la nostra generazione verrà distrutta dalla canapa che arriva dal Messico. Biribim, e insomma, per farla breve, attraverso la questione che bisognava bruciare i campi di canapa, con la scusa bruciano tutti i campi anche di quella che non aveva il THC. E in tutto il mondo, nel giro di pochissimo tempo, verrà proibita la coltivazione della canapa. Oggi si ritorna a, a, a parlare di canapa industriale. Ecco, pur, però purtroppo, nel lasso di tempo, poi dopo scoppia la seconda guerra mondiale, la Ford si riconverte con la Jeep, diventa la, fornitur, la fornitrice ufficiale di tutte le macchine da guerra di leggere di trasporto dell'America. Dell Ford muore, la Amp Bodycard viene dimenticata, è un brevetto che non avrà mai successo. Ma Ford aveva già capito, aveva già una visione importante rispetto alla parte del pianeta, lui era già pur essendo un grande industriale dalla parte del pianeta. Oh, poi l'altra grande maledizione delle fabbriche umane è l'obsolescenza programmata, cioè pensare che una cosa si deve rompere perché poi la devi comprare. Ne è, è talmente consapevole l'umanità che anche l'inus dei peanuts hanno questa battuta. No? Queste palle non valgono niente, più o meno dopo tre inning vanno tutte a pezzi, e Charlie Brown dice: capisco cosa vuol dire e ciò che si definisce obsolescenza programmata, che poi è il discorso che fa la nostra mamma quando dice: Ma come ho comprato lo scaldabagno, aveva garanzia due anni. È possibile che proprio oggi, allo scadere dei due anni, si è rotto, ma guarda che cosa strana! Quella è l'obsolescenza programmata, è il cuore delle vendite del programma Fabbrica Umana e questo è stato programmato Victor Lebow che è stato uno dei più influenti economisti americani e mondiali, nei suoi trattati di economia possiamo trovare chicche di questo tipo. La nostra economia, cioè la nostra fabbrica immensamente produttiva, esige che facciamo del consumo il nostro stile di vita. Abbiamo bisogno che i nostri oggetti si logorino, si brucino e siano sostituiti e gettati a ritmo sempre più rapido. Ecco qua. In tre slide vi ho svelato, credo. Quattro slide. Il segreto del perché abbiamo scelto questa maledizione. Apparentemente, perché oggi la fabbrica che deriva dalla lavorazione del petrolio sta creando enormi problemi alla comunità umana, ma anche alla eco-comunità. Potevamo scegliere una strada migliore, più green, ma invece Ford è stato messo. All'angolo è stato messo al corner da questo atriade e da tutta ovviamente l'economia che gli stava dietro. C'è una frase importantissima di Cicerone che dice: Nulla ars imitari solerziam naturae potest, cioè che dice che non c'è nessuna attività uh, umana, nessuna tecnologia che può aumentare la capacità di fare bene le cose della natura. Se noi prendiamo il nylon, che è stata proprio la prima fibra inventata dalla DuPont, vedete, che ha sostituito una fibra naturale, la seta, che, si, che costava eh, perché lo strapotere della seta era giapponese e quindi inizia la guerra fra l'Occidente e l'Oriente anche in termini economici. Nel 1938, per caso, viene scoperto il nylon, questo grande polimero, questo macro polimero. Ora. Anche qua ritorna il caldo, ragazzi, perché se guardiamo come viene prodotto a 300 gradi la, il nylon, ci rendiamo conto che qui il solvet coagula agisce ancora fortemente. La cosa interessante è che circa 99 milioni di anni fa, i primi ragni nel Cretacico inferiore producono la seta. Bene, la seta dei ragni è un polimero complessissimo, naturale, che proviene dalla tessitura di più. Uh, filati molto complessi, non stiamo ad entrare nella analisi uh, diciamo della, uh, della, uh, della struttura uh, bio, biochimica della seta del ragno. Vi voglio solo far vedere un dettaglio anatomico. Questo è l'estrusore, diremo in, in termini di stampa 3D che estrude diverse sete. Perché il ragno è capace, poi ci sono tante accezioni. Adesso faccio un discorso generale. Perché ha tanti organelli, vedete questi a colori, che producono sete differenziate. Perché gli servono per avvolgere la preda, per creare la prima parte di orditura, diciamo l'arcareccio, poi devono fare la spirale, deve essere un po' collosa, deve avvolgere le uova che producono. Insomma, è una fabbrica pazzesca. Naturale di un prodotto che noi studiamo perché ci sono dei super ragni come questo, che chiamato il ragno della corteccia di Darwin, che è considerato il super ragno che produce la ragnatela più resistente, e se dovessimo comparare con le proprietà uh, merceologiche dell'acciaio, l'acciaio ne esce con ecco, le ossa rotte. Ebbene, in Italia, per esempio, noi abbiamo un centro a Trento dove il professor Pugno Nicola Pugno studia i ragni e addirittura li ibrida con il grafene, fa delle operazioni un po' Frankenstein per ottenere supermateriali. E queste sono ibridazioni interessantissime che mostrano, diciamo, la fabbrica umana in interazione con la fabbrica invisibile. Altri atteggiamenti diversi, per esempio dal Giappone e dalla Corea, che invece che produrla dai ragni, che tutto sommato ne producono poca, hanno addirittura modificato alterat hanno alterato il, il DNA di alcuni batteri, in particolare il Rodovulum sulfi sulfidofilum, che gli piace il, lo zolfo per intenderci, e geneticamente modificando questo batterio l'hanno convinto a produrre delle sete molto simili a quelle del ragno. In queste biofabbriche che producono sostanze modificate attraverso il DNA dei batteri. Qui vediamo già un'interfaccia nuova, diversa, di fabbriche umane che si ibridano alle fabbriche invisibili. Uh, Un'altra fabbrica invisibile europea è l'Exilva, che lavorando con l'Abete la, la Rosso ha trovato una supercellulosa, una microcellulosa, che sta diventando un materiale leader in tutti ehm, gli utilizzi di addensanti, di eh, microstrutture da, per vernici, per cementi, che sostituisce quello che una volta era l'amianto, per intenderci, che era tossicissimo. Exilva è una fabbrica nuova, è una fabbrica invisibile nuova, di nuova concezione. Un altro materiale eccezionale è il Kevlar, che viene utilizzato nelle fabbriche umane, per, per esempio, uh, i giubbotti antiproiettili. E guarda caso è stato trovato anche questo per caso. Nel 1965, da Stephanie Klovek, una ricercatrice sempre della DuPont, che vedete si è creato la leadership mondiale a partire dalla distruzione del, uh, dell'idea di Ford. Nel 1973 diventa eh, il Kevlar, diventa una fibra aramidica super utilizzata. Però anche il Kevlar nasce dalla Solvet Coagula, a, a, aria calda, cioè ventilazione calda e aria fredda. Da questo atteggiamento di, ar, di caldo e freddo, ecco, la cosa incredibile è, però che la chitina, che è una polisaccaride, qui c'è la formula bruta del polisaccaride, chitina, che è la seconda fibra dopo la cellulosa delle biomasse terrestri, perché guardate quanti organismi naturali sono strutturati con la chitina, la chitina ha delle capacità simili alla kevlar se non superiori perché ha una struttura microorganica di ultrastruttura geniale, ha una organizzazione molecolare e di pattern diciamo proteici sconvolgente, pensate alla durezza uh, de de delle chele di una di una ragosta che abbiamo bisogno di uno strumento per rompere, per mangiare l'interno. Ecco quello che vedete qua nelle immagini è esattamente la strutturazione molecolare delle ultrastrutture geniali della chitina. Ma la chitina viene prodotta a temperatura ambiente, quindi non ha bisogno di 300 gradi, viene prodotta ricavando da materiali locali. Quindi, se sei nell'acqua, da sali che stanno nell'acqua, se sei nella terra, sei un fungo dalla elaborazione della fermentazione locale. Ecco perché la cosa che differenzia le fabbriche invisibili naturali è che usano risorse del, che, che sono intorno a basso costo energetico. Ecco Neri Oxman, che è una grande ricercatrice del Massachusetts Institute of Technology. Il suo laboratorio si chiama Mediated Matter. Qui vediamo una stampante 3D che sta stampando un idrogel di chitina. Lei ha creato un super materiale che è a base di polimeri, eh, diciamo naturali, di, eh, di questa sorta di zuccheri modificati. Perché la chitina è molto simile alla cheratina e, e, e alla cellulosa, insomma, variano alcuni legami, ma diciamo ha delle prestazioni molto interessanti. E, poi velocemente vi volevo sollecitare a questa riflessione. La lava viene prodotta dai vulcani da miliardi di anni a una temperatura di fusione fra i 600 e i 1400 ⁇ gradi. Esce fuori un estruso di questo tipo che quando si solidifica prende le forme che gli dà la natura. È molto simile al cemento, vedete? Come, così anche dal livello morfologico. Il cemento in realtà viene dalle fornaci natura eh, artificiali, viene dalla... Cottura a 1450 gradi di alcuni materiali, di alcune ghiaie che vengono presi dalla terra. Purtroppo il cemento non è un bel materiale. Questo è il ponte Moranti che è crollato: è bastato una manciata di decenni di non manutenzione ed è saltato fuori sto schifo. Questo è il risultato di un ponte in Calabria che non viene manutenzionato da anni. Il cemento, poi con il ferro, è veramente una follia. Questa è la produzione di fumi di un cementificio che estrae fumi a 1450 gradi. Questo è il ciclo produttivo dei forni, si arriva fino a 2000 gradi di temperatura, una, una potenza della natura. Ebbene, la barriera corallina che ha dei materiali solidi, che sono milioni di anni, se non miliardi di anni, che possiamo trovare nei fondi degli oceani, produce una sostanza. Similissima al cemento a 35 gradi. Quello che vedete qua sono quattro esempi di solidificazione di corpi di questi microesseri che sono gli antozoa, cioè il polipo del corallo. Dal metabolismo del polico, polipo scusate, del corallo si ottiene, si ottiene un carbonato, un, un prodotto a base di carbonato di calcio modificato che forma questa solidità. Questi sono i residui. Diciamo, sono i corpi, le ossa, se così mi permettete di dire: della, dei miliardi e miliardi e miliardi di polipi che, in milioni di anni, hanno creato le barriere coralline, che sono praticamente dei cementi naturali che sono sottoposti a una morte eh, certa se non cambieranno eh, alcune cose nell'inquinamento terrestre. Questa è la barriera australiana prima negli anni 50, e 60, e 70 e oggi. Perché basta modificare quei 35 gradi circa e la barriera muore. E quindi la fabbrica naturale non produce più nulla. Allora, guardate cosa si è inventato un genio italiano, uno scultore toscano che si chiama Dini, dal, dai castelli di sabbia che faceva da bambino, ha inventato una macchina stampa 3D che prendendo il sale e la sabbia è capace di creare le operazioni di questo tipo. Lui è chiamato dai governi australiani a ricostruire con le sue stampanti 3D le barriere coralline, perché una volta che lui le stampa e le mette in mare, i pesci immediatamente le colonizzano. Quindi si salva almeno la struttura di impatto ecologico per cui diciamo che riesce a salvare qualcosa delle barriere coralline. Con la stampante 3D e la regolite si potrebbero stampare con materiali locali nelle fabbriche future di Marte. Queste strutture. Io direi che ho quasi finito perché volevo parlarvi di conchiglie, di argoni, aragonite e di altre meraviglie comunque della natura, ma ho quasi terminato. Terminavo con i motori eh, dei batteri, con i flagelli dei batteri, che sono esattamente così come il motore inventato nel 1888 da Nikola Tesla, con il rotore e lo statore, solo che sono fatti di proteine. E sono 3.5 miliardi di anni fa che la fabbrica naturale li ha messi in produzione io direi che ecco qui c'era una comparazione sui motori a chinesina e ai motori a scoppio eh, e sono sicuramente migliori come ottimizzazione i motori a chinesina questo era per concludere velocemente la mia chiacchierata di oggi io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto se c'è ancora un frammento per rispondere a una domanda? Io sono disponibile. Sì. L'avanzare della tecnologia si fa sempre più veloce. Eh, lei pensa che per le nuove generazioni questo porti a una quasi dimenticanza del mondo visto con i propri occhi? E, e ah, inoltre... La, nu eh, eh, La nuova rivoluzione industriale come può avere impatto nelle diverse generazioni? Ragazzi, cioè, volevate mettermi in difficoltà, siete riusciti. Da dove, breve, questa, eh? da dove proviene questa domanda? Intanto, si può sapere il target: cioè un ragazzo, uno studente, un giovane, un adulto. Eh, eh sì, sì, è sicuramente uno studente. Allora, caro studente, direi che la, la domanda mi fa capire che sei stato molto attento e che hai nel cuore molto. Bene, le problematiche che stiamo affrontando, che sto cercando di affrontare insieme a voi. Devo dire che la risposta a questa domanda meriterebbe un'altra piccola conferenza, nel senso che, eh, tra l'altro, penso che nel corso di quello che vedrai successivamente, parzialmente avrai delle risposte. Diciamo che ehm, quando si parla di... Allora, tu hai, hai visto che prima parlavo nel confronto delle due fabbriche che la fabbrica naturale è circolare mentre la fabbrica attualmente è la fabbrica nell'impatto più grosso, come dire, più forte. Poi ci sono ovviamente de de dei distinguo perché l'economia circolare sta incominciando seriamente a entrare nei circuiti di produzione. Quindi... Siamo in una fase di transizione, per fortuna. Ma diciamo che, al blocco grosso delle fabbriche di vecchio stampo, della, diciamo della vecchia guardia, se così ci possiamo esprimere, eh, l'impatto. Della produzione lineare, cioè va sempre su. Infatti, nei grafici, anche nelle barzellette, vedete che c'è sempre l'esigenza di avere un, un, un vettore che sale, no? e quando scende, mettono i fogliettini sotto e un guaio, no? perché vuol dire che c'è un crollo di produzione, eccetera, eccetera. Ecco, per avere questa linearità, questa corsa, eh, gli esperti chiamano The Great Acceleration, cioè la grande accelerazione che sta causando. E ha causato proprio tutti quei depauperamenti di risorse, di energie e, e impatti ambientali gravissimi. È necessario chiudere questo vettore e, un po' come l'Ouroboros, fargli mordere la coda e creare una circuitazione. Questa è la sfida del futuro. Chiudere eh, quel vettore quasi come un fabbro che, che forgia questa freccia e la richiude su se stessa. Quindi, le future fabbriche, le future produzioni. Voi che sarete i futuri ingegneri del futuro, i chimici del futuro, di questo dovrete eh, porvi, diciamo, eh, il mandato, cercare di richiudere questi cerchi che sono aperti. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Allora unisco altre due domande eh, provenienti dalla, dalla quinta A del Liceo Scientifico Sportivo Asproni di Iglesias. Sì? Quali furono i principali gruppi di ricerca cibernetica che operarono in Italia? E unisco perché la cibernetica e la robotica hanno bisogno della filosofia. Mazzalo, che domanda difficile. Quindi si è ribaldata l'interrogazione. Esatto. Quindi mi sono, sono interrogato. Allora, gli italiani, allora, la, allora, diciamo che esistono dei teorici cibernetici molto interessanti, eh, anche se la cibernetica non è, da un punto di vista teorico, proprio il territorio speculativo di eccellenza dell'Italia, perché come abbiamo visto parte dall'America, gli anglosassoni, i francesi, però a differenza di questo noi italiani che siamo pragmatici, siamo faber, penso a Olivetti in particolare, l'ingegnere Olivetti, eh, tu, eh, voi pensate ragazzi che prima dell'avvento dell'euro per dare uno spartiacque, la Olivetti eh, deteneva una quota di inventività e di produttività sulla applicazione delle teorie cibernetiche in macchine intelligenti, eh, che era altissima. Poi purtroppo, e qui ci vorrebbe un'altra conferenza, abbiamo avuto dei grossi problemi fondamentalmente politico-economici, di scenari, di guerra, diciamo, politico-finanziaria ed economica. Abbiamo perso questa leadership. Però ricordatevi che prima della Apple, il personal computer l'ha inventato Olivetti ed era un prototipo presentato a New York di nascosto, perché loro in quella fiera avevano presentato l'ultimo modello di calcolatrice elettronica, perché Olivetti era famosissimo nel mondo perché. Aveva Aveva degli brevetti eccezionali nelle calcolatrici. Avevano inventato gli ingegneri di Ivrea una macchina eccezionale che era considerabile già come un computer, un desktop computer, solo che loro avevano paura di presentarlo in maniera massiccia. Perché dovevano vendere, come dire, dovevano portare avanti la vendita della calcolatrice. Quindi avevano paura che questa strana macchina, ancora poco ibrida, ancora poco capita. È un po' come quando Steve Jobs ha inventato l'iPad, no? Che tutti l'hanno criticato perché era un ibrido. Invece poi ha avuto ragione perché è stata una macchina eccezionale. Mentre la seconda domanda è di tipo filosofico, me la puoi ripetere che mi è sfuggita? Perché la cibernetica e la robotica hanno bisogno della filosofia? Perché riguardano il pensiero, credo. Eh, io non sono un docente di filosofia, però cibernetica, ehm, la cibernetica è un mix trasversale di tante scienze, dicevamo prima. Una delle fondazioni della cibernetica sono le neuroscienze e le neuroscienze sono esattamente l'idea. Che l'uomo, attraverso il suo cervello, rifletta sul suo cervello, un po' come ha fatto sempre la filosofia. Perché se voi avete presente i primi pensatori, pensate ai sofisti, no? Che hanno cercato di andare a frugare il sofisma del cervello, cioè andare a capire fino a qual era il limite sostenibile di un pensiero vero o falso. Ecco, il sofista come oggi si può dire quando fai il sofista, no? si usa questo termine magari impropriamente, però per esempio i sofisti sono stati dei grandi sperimentatori della potenza del pensiero e diciamo che la filosofia è necessaria non solo alla cibernetica ma a tutte eh, le discipline tecnoscientifiche. ed è per questo che io spesso ai miei ragazzi dico studiate quelli che vedo portati alla filosofia, studiate fil filosofia, perché le fabbriche hanno bisogno di voi, le fabbriche del futuro, le, le industrie del futuro, perché, perché il pensiero viene trasferito a, a queste macchine intelligenti. Eh, pensate, pensa, tu che mi hai fatto la domanda, che il test che fai, Kapschka, sai quello che fai quando devi dichiarare che non sei un robot? Che spesso devi fare quando accedi a una banca, accedi a un'app, no? perché in rete ci sono tantissimi robot che ci ascoltano, sono esseri senzienti, algoritmi che ormai hanno eh, fatto il salto evolutivo e sono molto nascosti in mezzo a noi no, e sono difficilmente identificabili. Bene, guardate che questa idea ce l'aveva già Alan Turing quando nel 1947 combatté eh, la macchina Enigma dei nazisti, quando lui costruì Bomba, che era la risposta eh, cibernetica eh, di una macchina intelligente che decriptava L'incredibile velocità di uh, algoritmi della comunicazione radio dei tedeschi, lui fece poi elaborò un test che, chiama, che è chiamato proprio test di Turing, che serve a capire se due entità si contrappongono quale dei due è ancora umana. Quindi penso di, 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 di spiegarti, insomma, che finché saremo umani, la filosofia ci deve appartenere. Poi probabilmente ci sarà una filosofia cyborg, una filosofia mutante delle macchine. E tutti i film di fantascienza e tutti i libri bellissimi di fantascienza ci raccontano di questi scenari eh, anche, anche inquietanti per certi aspetti delle fabbriche del futuro. E quindi direi, se non ci sono altri commenti, di salutarci. Tra, tra poco diamo qualche minuto agli studenti eh, che si collegheranno anche per il secondo evento della giornata di oggi, la, la seconda conferenza, e salutiamo il professor Massimo Lumini. Grazie ancora. Io vi ringrazio tantissimo, appunto spero eh, di essere riuscito soprattutto a solleticare l'attenzione a un livello più trasversale di osservazione, sia della tecnologia umana che della tecnologia naturale. Vi ringrazio ancora, a presto. Grazie.